E rieccoci. Buongiorno, ben arrivati, bentornati, sono sempre io. Ho fatto il caffè, come promesso. Cioè, in realtà mi hanno fatto il caffè. La nobile Gwenfar mi ha fatto il caffè. Allora, tanto che prendo il caffè, vi racconto due cose su questo gioco qua. Questo gioco qua si chiama Dark Knot, ha esattamente zero recensioni perché non è ancora uscito. Non è uscito neanche in accesso anticipato. Mi hanno scritto il Dark Knot Team, che vedete qua sotto, che ringraziamo, che ci hanno poi mandato la chiave del gioco, dicendomi: sai che abbiamo fatto, non così, ma il concetto era, sai che abbiamo fatto Dark Knot ed è bellissimo, vuoi provarlo? Io ho guardato qualche trailer, qualcosa del genere, ho detto, bah, sì, potrebbe essere carino farlo una volta. E ho detto, vabbè, dai, mandatemelo, va bene. E me l'hanno mandato. Poi ho scoperto che me l'hanno mandato, ma non è ancora uscito il gioco. E quindi suppongo mi abbiano mandato la demo? O la demo ora e il codice, chi è? Petronio Arbitro, grazie per il follow, benvenuto su Necessary Pixels. O forse ora è la demo e poi diventa gioco completo? Non lo so. Però ho detto, vabbè, lo provo e l'ho provato. E il mio commento razionale è stato, è un gioco tutto sbagliato. Ok? Sulla carta niente di quello che sto vedendo funziona. Ma mi sono divertito. Cioè, sono arrivato non ho finito la demo perché la demo è lunghetta. Tra l'altro c'è la demo perché c'è lo Steam Fest, e quindi potete provarvelo se volete. A un certo punto mi sono fermato perché ho detto, però lo voglio fare in live. E quindi sono in cortocircuito mentale perché il mio cervello mi dice, no, ma ci sono troppo, cioè, sta roba qui non va bene, sbaglia, ma perché hanno fatto sta scelta? Poi funziona. E ci sono rimasto quasi male che funziona. Cioè, nel senso, mi aspettavo che non funzionasse. Quindi non so dirvi quanto costa, non so dirvi quando esce, non so dirvi un fico secco, ok? Se non che c'è la demo, provatevelo. Allora, vediamolo assieme, vediamo se vi ispira o non vi ispira, va bene? Tanto il caffè non mando, pian piano lo prendo, giusto? Allora, mi metto in un angolo a caso, tipo di qua, così. E poi, se tutto funziona, clicco play e parte Dark Knot. Allora, è un gioco, comincio a dirvi subito, è un gioco di quelli che non vi spiegano un fico secco. Ti dice, fai attenzione ai dettagli e poi arrangiati. Ok? Questa è la premessa. Tra l'altro c'è un pezzettino di green screen. Tac. Ok, molto meno fastidio. Questa qui è la sacrosanta premessa di tutto questo. È un gioco horror. Ed è un gioco che non state vedendo mentre io lo vedo. Perché? Allora, vediamo un po'. Un momento, eh. Ok, adesso lo vedete. E vi dirò di più. Quello che vedete adesso è anche multiplayer. Ok? Traete voi le vostre conclusioni sul fatto che quello che state vedendo è anche multiplayer. Play, voglio cominciare da capo.
Quindi facciamo poi la live tutta la serie con Gwenfar che gioca con me. Giorno 1. Il pezzo che ho giocato io era tutto diverso, non so cosa sto vedendo. Vi informo che sono super blind. It's been going on for 3 years. For three, Va avanti da no, 3 anni, da ten 3 years I've lost lunghi, my peace of dolorosi mind. anni ho perso But la mia today, calma della sanità everything will change. mentale, ma oggi cambierà tutto. Q, prendi un oggetto nella mano sinistra. Ah, lo devo sollevare e poi premere Q. Adesso ho una candela. Ok, non so cosa ci sono. Gli sportellini, io li apro. Gli sportellini, nel dubbio. C'è un inventario dove vedere quella roba lì. Trovato un foglio, ma l'ho perso di vista. RF settings, grazie. Controlli della keyboard, grazie. Allora, tab inventario, ma non c'è l'inventario. Non so dove sia finito quell'affare. Ve lo dico. C'era un foglietto che non abbiamo letto. Vabbè. Ok, abbiamo acceso una luce. Now, it's not likely a small thing like this thunderstorm is gonna wake you up, isn't that right, sir? Figliolo, una cosa leggera come una tempesta non ti sveglierà, giusto? Tanto chiudiamo la finestra, che poi qua chi pulisce sono io. Vabbè, è bambino. Ah, posso anche accendere l'abat-jour. Accendiamo anche l'abat-jour. Così quando salterà la luce saremo già preparati. Allora, adesso posso vedere se... Ah, raccoglie la spazzatura e dice, non ho bisogno di sta roba. Va bene, grazie che me lo dici. C'è un mostro nascosto nell'armadio? No, ci sono delle camicie. Lo sgabuzzo! E questo? E sto passaggio? Cos'è sto buco nel muro? Lasciamo acceso, va. I found the cure. Ho It's on the trovato la desk in my cura. study. È sulla scrivania nel mio studio. Dopo il rituale devi liberarti, sbarazzarti di questo. Grazie.
Cosa sto vedendo al di là dello specchio? Il riflesso, sembra che io stia impazzendo. Guarda. Cos'è caduto? Io disegno gli stessi posti, perché mi spaventano? Qua la carta da parati si stacca. Vedo una luce. La cucina. Un coltello non affilato. Un affilato non c'è. Così è per. Cioè, dopo il cadavere nella vasca da bagno potrei trovare qualsiasi cosa negli stipetti della cucina. Apra qua il frigo. Si è spenta la candela. Questa è la porta d'ingresso. Lettera. Attenzione ai residenti della stanza 312. In collegamento al vostro fallimento di pagare l'affitto per gli ultimi 6 mesi, dovete lasciare la cosa entro 3 giorni, altrimenti troverete le vostre cose lungo la strada. Una carta fatta di pelle umana. Come dottore ne sono sicuro. Ho dato via tutto quello che avevo per questa. Non posso immaginare perché uno abbia bisogno di un oggetto così inquietante. Ma si è dato via tutto quello che avevi per averla e non sai a cosa serve? Il fattorino non è ancora arrivato. Perché ci metti così tanto? Devo iniziare senza di lui. C'è del tonno qua sotto, all'altezza dell'apertura. Chi o cosa c'è in queste aperture? Si accettano scommesse. Dei mattoni. Caro dottor Lovettain, ho trovato un posto dove lei e suo figlio potete vivere per un po' fino a che tutto si mette a posto. È in un pessimo quartiere, ma non c'è quasi affitto. Il precedente proprietario è andato via un anno fa, da allora nessuno ha vissuto più lì, quindi probabilmente questo posto è ora libero dagli acari. Non ringraziatemi, sono ancora in debito. Va bene. E direi che a questo punto andiamo nella porta misteriosa. My study is behind this door. Il mio studio è dietro Keys questa on the bedside porta. table. La chiave è sul comodino. Devo portarla così a manina? Chiaramente no. Come la raccolgo? Ok, così l'ho messa in mano, nella mano destra, va bene. Get out.
sta parlando il bambino? Bambino. Da quando è stato qui è passato così tanto tempo dalla caccia. Ma dov'è sto il bambino? Si è buttato fuori dalla finestra, sento la sua voce che dice va fuori da qui. E qua c'è un altro di sti buchi. Il mostro rosso è un'invenzione, terribile mostro descritto dagli abitanti della piccola cittadina, uno scherzo di un ubriacone. Va bene. C'è pure lì. Ok. Nel libro questa cosa si chiama Lochnar, un potente demone, signore delle dimensioni di quella roba lì. In pratica non funziona. Qui si trovano gli oggetti rituali. Come risultato delle ricerche, sono giunto alla conclusione che il rituale dell'immersione richiederà questi oggetti dal mondo dell'incubo. Il sangue del mostro nel bagno. Mio figlio mi nascondeva qualcosa nella sua stanza. E l'origine dell'infezione degli incubi? E la witch brushwood che viene parlata dal corriere. Devono essere messi nell'ordine, nelle posizioni geometriche corrette. Gli ho segnati i cerchi sul tavolo. Le candele mostrano se sto facendo giusto. Qua tutti sono a posto. Devi bruciare i fuochi, i disegni di mio figlio sul fuoco. Ok. Abbiamo trovato quello che stavamo cercando, Gregor. Non lontano la città, tre cacciatori esperti sono stati abbattuti. C'erano almeno 20 di noi nei vecchi tempi. Porta la pistola. L'area di ricerca non è piccola. Va bene, quindi il sangue del signore. Buongiorno. Per ottenere il sangue del signore bisogna il coltello, quello che c'è in cucina. Chiudi il frigo. No. Il sangue l'ho messo in un cassetto, l'ho già estratto e l'ho messo in un cassetto. Chirurgo preso con le mani nel sacco. Allora, uno è sangue. They are cunning after you. Seems to work. I need to find the rest of the items. Buongiorno, sto prendendo un grande rischio parlando con te. Lei c'ha dei problemi grossi comunque. Damn it. Va bene, non so neanche cosa sia, va bene lo stesso. Yes,
Yes, I'm feeling it. Finally, it's all over. This nightmare. Don't run away! Bambino. They are coming after you. Forse non dovevo avvicinarmi così tanto al bambino. Ti voglio tanto bene, va bene. Da dove riparto? They had this nightmare again. Oh, da capo. Storm out there must have blown the fuses. The storm must have taken out the fuses. Non si accendono più le luci. Storm out there must have blown the fuses. I found the cure. It's on the desk in my study. My study is behind this door. The key is on the bedside table. La key non c'è più. L'altro bedside table, no. Storm out there must have blown the fuses. Storm out there must have blown the fuses. Ah, ok, era lì dietro, ok, perfetto, scusi. Non si vede un fico secco. Si può adesso cercare qual è. Storm out there must have blown the fuses. L'oggetto che mio figlio mi nasconde. Spazzatura. Dell'altra spazzatura. Dove può essere l'oggetto che mio figlio mi nasconde? Nei cassetti. Non c'è nessun culto. Ok. Non come. L'ho visto passare. Seems to work. I need to find the rest of the items. Cosa sto vedendo? C'è un modo, scusatemi, è settings. Un po' più di gamma non ce l'abbiamo. Brightness, così magari vediamo qualcosa. Più voi di me, però. Arrivo, aspetti un momento.
I'm taking a huge risk talking to you. If I get discovered, they'll fucking kill me. So hurry up. Have you found the champion's card? Give it to me right now. I brought what we agreed on. Fulfill your ambition. Grazie. Un secondo. Ecco il bambino. The candle went out. They're coming after you. It's been going on for 3 years. For three long, painful years I've lost my peace of mind. Con calma. But today everything will change. Il signore è ancora vivo, tra l'altro. Yes, yes, I'm feeling it. Finally, it's all over. That's it? Ritual completed? No, damn it. I need a place. The place where my son is now. I need to burn this damn drawing. C'è ancora il disegno. Supposed to end. I'm awakening. Mi sto svegliando. Sto anche bruciando casa, probabilmente. C'è una fuga di gas. Poi voglio vedere i pompieri che spiegano cosa è successo. Voglio proprio vederli i pompieri io. Sempre giorno uno. What a horrible dream. Che sogno orribile. Dove sono? Where the hell am I? Dove diavolo sono? Why hasn't the ritual worked? Perché non ha funzionato il rituale? E adesso diventa in terza persona. Attenzione, spazzino. I visitatori del parco hanno un sacco di. Lasciano un sacco di schifezze che attirano i corvi. Questi uccelli si comportano. Spargono in giro i rifiuti. E ci sono anche dei casi di attacchi dei corvi visitatori. E portano sfortuna. Quando ci sono troppi corvi, usa delle piccole cariche che puoi trovare nella scatoletta dei pompieri. Bene, la teoria. Testa di pietra. Aia. Ma mi ha rubato la candela. This place. I recognize it. This is the park on the opposite side. It has changed so much. Now it's completely different. Ridammi la candela. Stavo dicendo. Testa di pietra.
Una testa è caduta dalla statua. This might come in handy. Ah, la posso usare per dare le martellate, va bene. Allora, trovassimo la firefighter box, sarei più contento. Qua c'è una porta. La porta di ignomi c'è qui. It's locked. Ed è chiusa. Ok, là ci sono la firefighter box rosso. But I haven't hit anyone in 20 years. Ok, i corvi, va bene. Prendi una carica. E prendi un'altra carica. E il poster mi dice... Ok. Per ispezionare, seleziona ispeziona. E qui, ok. Danni, la durability... Per riparare oggetti rotti trovo una workbench, ok. C'è tutta una gestione dell'inventario, della workbench, del riparare le cose, recuperare i materiali. Cioè improvvisamente, anche nell'altra demo che avevo giocato io, funzionava così. Si è inchiodato tutto. È crashato malissimo. È crashato fortissimo, è crashato. Come se non ci fosse un domani. Dicevo, anche nella demo, nel pezzo di demo che ho giocato io, c'era tutta la prima parte che era in prima persona, poi a un certo punto così, d'amblè diventava in terza persona, diventava molto più action. Ciao Maro Twitch. Ci sono una marea di idee buttate una presso l'altra. E sono tutte molto piccole, nel senso sono tutte meccaniche piccole. Non esagera a trasformarle in un gioco chissà grosso quanto. Ha cambiato i vestiti. Ci terrei a precisare che ha cambiato i vestiti. I may use that. Ok, questa qua l'abbiamo trovata. This place, I recognize it. This is the park on the opposite side. Okay, questo è il parco dall'altro lato. È cambiato così tanto. Looks like a weapon. But I haven't hit anyone in 20 years. Ok. Andiamo alla porta e vediamo se possiamo spaccarla. No, non si muove nemmeno. Va bene. La campana dell'inizio. The enemy. Lo sento dietro di me. Lì c'è un signore che va nella porta. Ah, the enemy!
Quindi adesso la porta si apre? No. Però ho perso la candela io. Allora, qua c'è qualcosa. Un utile garbage can. Poi si è trasformato in un'arma distruttiva, va bene. This ghost is haunting me. Ho preso dei danni. Ah, the enemy! Un lucky coin. Cioè, è chiaramente tutto sbagliato, però è divertente. Un cartello, parco chiude alle 10, uscite. Se siete bloccati dentro, bussate, suonate la campana dell'inizio. O piegate diverse barre nella parte nord del coso. It's locked. Ok, questo signore è morto. Il corpo di un uomo in abiti da lavoro. Sul retro della sua divisa c'è scritto inserviente. Ciao Vivit. It's locked. Facciamolo saltare. Ho bisogno di esplosivi di qualità. Ah, aspettate, lì c'è un fire shovel. The shovel, the most terrifying weapon of all the best horror movies. Ok, la pala, l'arma più pericolosa di tutti i film horror. Horrorissimo. Stavo dicendo prima che è un gioco che non è ancora neanche uscito, che sulla carta è completamente sbagliato, e ho provato la demo e mi sono divertito a giocare la demo, e quindi ho detto vabbè, e lo farò. Cosa vuoi che ti dica? A parte il fatto che non si vede un fico secco. It's locked. Questo è sempre chiuso. Allora, proviamo ad andare a mettere la carica in quell'affare là. Era di qua. Ok, devo fare tutto il giro. Prima devo farlo da fuori tutto questo. The candle went out. Non è che went out le candle. Le candle abbiamo perso un quarto d'ora fa. Sì, c'è la demo sulla Next Fest, sia di questo che di Domekeeper.
Something is missing here. Cosa mi manca? Qualcosa con cui accenderlo, ma la candela me l'hai ciulata. Ecco la candela. Something is missing here. Ah, giusto. Metti la testa e accendila. E poi magari allontanati. Abbiamo aperto questa porta. Cosa sono questi suoni? Dovrei controllare. Quali suoni, amico? Un idrante. Looks like it's the only way out of here. L'unico modo per uscire da qui è questo. E siamo a posto se questo è l'unico modo. No, ma io ti assicuro che è tutto sbagliato. È iniziato i primi 20 minuti, sono in prima persona, Vilit. Poi è saltato in terza persona, non so per quale motivo. Passa dalla prima alla terza, Vilit, assolutamente. E nell'altra demo che ho provato, che mi aveva mandato prima di questa, tornava anche alla prima. Cioè, switcha a seconda se sei in un posto dove devi fare enigmi o se sei in un posto dove c'è dell'action. Posso rimettermi la palla in mano per cortesia del gioco? Le cose hanno una fisica orribile, a volte non si vede un fico secco, però ha un sacco di idee, ha un sacco di idee, fa tante piccole meccaniche semplici. Giorno 1208. Suppongo fosse scriptato. Marai Shu, bella la fluidità soprattutto. Benvenuto su Andrea Stai Pixels. Assolutamente. Ok, devo proteggere il calore del mio corpo, devo bere roba calda e coprirmi. Darknot Board Game Rule. Darknot è facile da giocare, bisogna di una figurina di un eroe e di una board maledetta. Se trovi un oggetto che ha più danni magici, più magia che danni, cioè, dopo un po' mi smette di leggermi, non me lo legge più.
WASD 34QE. Questo accende delle luci. Accendiamo tutte le luci, grazie. Adesso mi dice usa WASD. Questa settimana solo in bei posti, sì. Dimenticato il titolo della live. Allora, è quello che dicevo all'inizio, Mareshu. È un gioco tutto sbagliato. È tornato in prima persona, peraltro. Ho giocato la demo, che è questo pezzo qua che stai vedendo tu adesso, neanche tutta, dicendo è tutto sbagliato. Eppure mi sono divertito. Qua premo CTRL per fare crouch e fa un cutscene che mi sposta di là. Qua c'è una maschera, la vedete questa maschera qua? Posso zoomare? No. La vedete questa maschera? Se la raccolgo e la tengo in mano troppo a lungo muoio maledetto, impazzito. Là si vedeva dentro, da dentro non si vede fuori. Questo tasto illumina quella parete là. Qui posso svitare questa cosa. Che mi permette di aprire questa roba qui. Perché sto facendo questo? Non lo so. Per il rituale del risveglio, per chi risveglia i fratelli per la prima volta, prendi un corpo dal frigo, portalo alla statua che pompa vita, prendi la chiave dell'ordine fatta di vetro, Gap fatta d'oro e Nightmare fatta d'argento, chiudi i tre lucchetti sulla porta e nascondi le chiavi come mostrato nel disegno sul retro di questo manuale. Guarda l'orologio, ricorda che il tempo non esiste qui. Se le mani si muovono vuol dire che c'è un fantasma vicino. Non temere. Il Watch Brother ha una lanterna di sale. Esci attraverso il frigo, chiudi la porta dietro di te. Quando il fratello si sveglia, apri la porta da solo. Cosa vuol dire esci attraverso il frigo? Cosa fosse sparita. Cos'è che si chiama barba? Ah, disgusting. Caso mai ve lo chiedeste, qua c'era l'altra chiave. E ora la statua fluttua.
Vabbè, non è ancora uscito, non è neanche in accesso anticipato. Quindi prendete in considerazione questa cosa. E qua c'è tutta la fisica di tutto, che poi dopo non c'è più e non serve più. E tra l'altro ti dice all'inizio, guarda bene i dettagli perché sono importanti. Non è neanche un early access, è un'anteprima. Uscirà in early access, non è ancora annunciato quando. Of sulfur and death. E adesso torno in terza persona. Tracce. Se ti sporchi, lasci le tracce, va bene. Sale bianco, prendi il sale bianco, leggi la pagina. Comunque ci stanno lavorando, perché ad esempio questa roba della ragnatela non c'era quando l'ho giocato io prima. Sì, c'è anche multiplayer. Non so se si possa fare anche tutta la storia in multiplayer o c'è solo un'arena PvP, non te lo so ancora dire. Dark Maybe, certo. I'm back here again. E sono tornato qua. Tra l'altro vi dicevo che c'è questa maschera. Dice, questa maschera mi sta facendo impazzire. Se io la raccolgo e la tengo in mano troppo a lungo. Tra l'altro posso metterla al tizio. No. Se io la tengo in mano troppo a lungo, come ho fatto la prima volta che l'ho trovata, e puoi mettere la statua. Sembrerebbe di no. Sì, posso mettere la statua. What am I doing here anyways? I have to get out of here. Bella idea. Posso anche abbattere i candelabri. Ora la statua mi guarda. Era quello che volevo ottenere? No, però. Allora. Io non ho più la candela. Perché quando muore ti resetta l'inventario e tutto torna al suo posto.
Direi che non si accende il candelabro. No, il candelabro non si accende. Direi che non si accende il candelabro. Sentivo qualcosa muoversi, ma non so cosa. E poi c'è anche la radio qua. Gli metti la musichetta? Proviamo ad andare avanti. It reeks of sulfur and death. Ok. Torniamo in questa direzione. Prendi il sale. Prendi la candela. Equipaggia la candela. Non ti permette di essere debole, gli incubi preparano molti pericoli sulla strada verso la salvezza. Quello che cos'è? Ah, la spiegazione degli oggetti nelle mani, va bene, non mi interessa adesso, grazie. Ok, ora un martello. Sono nudo in un postaccio. Come combattere? Aspetta, usa la pipe. Exhausted. Ok. Ancora. E quanti? Prima questo qua che mi sembra più pericoloso. Niente. Ciao Marei Shu. Io sono live martedì, mercoledì e giovedì dalle 21.30 in poi e il sabato dalle 12 in genere in poi. Va bene. Allora, io devo dire che quando l'avranno finito,
Sicuramente ci rivedremo. Mi fa piacere, Marei Shu, volentieri. Quando l'avranno finito, sinceramente, io gli darò una chance. Oh, fuck, I'm back here again. Sono tornato di nuovo qui, quindi lui... Lui si accorge che sta resettandosi. What am I doing here in the first place? I need to get the fuck out of here. Ah, forse però posso. Aspetti, si sposti questo. Apro la bocca del signore. Cambia qualcosa? No. Direi no. Va bene. Vi dicevo, è un gioco sbagliato, però è divertente. Quindi io una chance gliela darò quando uscirà. A qualcosa servirà sicuramente, ma non ti spiega niente il gioco. Devi capire, provare, vedere cosa succede, cercare di capire... lo vedi subito perché all'inizio di questa scena qui, quando ero nell'altra stanza, hai quattro switch, ok? Tu premi lo switch e poi ti giri a dire quale luce ho acceso, perché non, il gioco non ti dice quale luce è acceso, ti dice c'è uno switch, tu premi lo switch, poi ti giri e guardi cos'è acceso. È curioso, è molto curioso come gioco, ci sono un sacco di idee dentro e sinceramente volevo provarlo quando uscirà. Vi direi quando esce, non lo so, vi direi quanto costerà, non lo so, non so niente, e quindi lo scopriremo quando uscirà. Io direi che a questo punto vi ringrazio di aver guardato con me questo Dark Knot, vi auguro, sì, assolutamente acerbo, c'è un sacco di roba dentro, spero che lo portino avanti bene perché mi ispira. Vi ringrazio per aver passato il sabato con me, vi ringrazio per i follow, per tutti quelli che vedono il canale per la prima volta. Io sono Paolo, ciao, piacere di conoscervi. Questo è un canale variety, io gioco soprattutto giochi o che hanno una bella trama, o che hanno delle meccaniche di gameplay interessanti, una bella trama, meccaniche di gameplay interessanti, tendenzialmente indie. Perché normalmente i AAA sono i giochi più, con più budget, sono più restii al cambiamento e all'innovazione. A volte però il... Ok, non hanno recensioni, esatto. Facciamo un sacco di giochi semi sconosciuti, quindi se vi piace scoprire giochi indie nuovi è il canale giusto. Sono in live martedì, mercoledì e giovedì dalle 21.30 in poi, il sabato in genere da mezzogiorno in poi, mezzogiorno o l'una in poi. È un canale rilassato, la chat è rilassata, si gioca con calma, non sono uno che si spaventa per gli horror, siete avvisati che diventano subito comedy con me perché non vi faccio gli urletti, così come fanno altri. E giochiamo con molta calma, cercando di capire i giochi e di capirne anche le meccaniche dietro. Io vi ringrazio di essere stati con me oggi, se vi fa piacere vedere altre live, magari cliccate il tastino follow così che è gratis. Esiste anche una community Discord, se la gente che c'è in chat vi piace e volete partecipare alla community, esiste, potete entrare gratuitamente, nel senso che non si paga niente, non bisogna essere sub, qualunque supporto al canale è apprezzato, ma niente è obbligatorio. Io adesso vi auguro un buon weekend, noi ci rivediamo martedì, non so ancora con cosa perché abbiamo finito Ocidron. Ocidron, grazie per il follow. È un nome veneto. Ghesè, un nome veneto, Ocidron. Dicevo, ci vediamo martedì, non so ancora con cosa. Può darsi che finiamo il DLC di Layers of Fear, oppure può darsi che proviamo un gioco nuovo che mi hanno mandato proprio ieri e mi hanno detto fino all'11 non puoi fare solo le prime 15 ore. Vabbè, calma. E quindi l'11 peraltro è martedì e quindi non abbiamo più la limitazione delle 15 ore.
Poi ve lo racconto martedì sta storia.